Salve a tutti ragazzi, sono Mr. Delleric, benvenuti in questo piccolo vlog di aggiornamento. Aggiornamento perché voi sapete che per l'appunto io qui a metà novembre dovrei subire un intervento dove mi toglieranno la cistifellea. Allora, ho la data esatta, l'11, mercoledì 11, in teoria questo video voi lo dovreste vedere tra domenica o lunedì, quindi mercoledì 11 novembre sarò ricoverato e nel pomeriggio faranno l'operazione. In teoria tra giovedì e venerdì dovrei rientrare a casa, perché comunque ormai è un intervento da poco, per cui non è da considerarsi un qualche cosa di pericoloso, grave o quant'altro, perché fanno tutto in laparoscopia, è un qualcosa che dovrebbe durare 15 minuti, per cui probabilmente un'unghia incarnita potrebbe essere più grave da quanto mi hanno detto, per cui insomma sono piuttosto sereno, sono piuttosto tranquillo, anche se in realtà preoccupato, perché potrei trovarmi in stanza qualcuno che russa da morire, quindi tanti saluti al sonno. Vabbè, è l'unica cosa che mi spaventa in realtà, ma a parte questo, quindi vuol dire che l'umore è alto e va bene. Allora, io volevo aggiornarvi su questo, sotto questo punto di vista, insomma, questo fronte. Inoltre, quindi, volevo anche dirvi che in settimana sarò poco presente. Magari riuscirò a pubblicare qualche cosa su Facebook con il cellulare, perché sarà il mio unico l'unica valvola di sfogo in realtà, probabilmente il cellulare, per cui chi mi seguirà su Facebook, su Twitter o quant'altro, insomma, ecco, potrà ricevere aggiornamenti in diretta in ospedale, da chi sarò in ospedale, insomma, ecco. Non so bene quando riuscirò a riprendere a fare video. Io cercherò di fare qualcosina in questi ultimi giorni, perché ho comunque oggi che è domenica, ancora domani che è lunedì, già martedì potrebbe essere un problema, perché in realtà devo rimanere a casa, mangiare solo ed esclusivamente bere liquidi, brodini e quant'altro, assumere lassativi come se il mio reale problema fosse una costipazione intestinale di quelle pesanti, fin tanto che mi siederò sul water e farò solo ed esclusivamente acqua, ma proprio cristallina, da fonte proprio, da fonte sorgiva direi quasi, no? Quindi il mio scopo martedì sarà proprio questo. Sono preoccupatissimo anche per questo in realtà, non per l'intervento, ma vabbè, non importa, sorvoliamo queste cose. Come altra cosa, ragazzi, mi sono accorto che non vi ho mai mostrato dove vivo. Allora, io oggi con questo vlog, oltretutto, volevo anche mostrarvi un pochino casa mia. Allora, cominciamo subito, io vi faccio vedere. Questo è l'ingresso di casa, ok? Allora, abbiamo qui la porta d'ingresso di casa mia. Questo qui è l'entrata, cosa molto rara. Dovete sapere che casa mia l'ha messa in piedi praticamente mio nonno al tempo, quindi ha una metratura veramente ampia, e era la casa di mio nonno per l'appunto, per cui me l'ha lasciata proprio lui. L'abbiamo ristrutturata semplicemente, l'abbiamo risistemata un attimo, perché per l'appunto aveva delle cose da sistemare, tipo l'impianto idraulico, i bagni, queste cose qua. Però per il resto molte cose sono originali. Allora, passiamo immediatamente alla cucina. Qua sulla sinistra, appena entrati, c'è la cucina. Abbiamo deciso di, ovviamente abbiamo sistemato anche questo, abbiamo fatto l'isola centrale, che è una cosa che a me è sempre piaciuta da morire. Qua, devo dire, c'è tutto lo zampino di mia moglie, perché io sto alla cucina come sto all'aramaico antico, per cui non me ne intendo particolarmente. Quindi questo qui è, ecco, queste sono tutte le tisane che io ho a casa, fondamentalmente ne ho un quantitativo spropositato, ma io sono un appassionato e per di più le vendo, per cui insomma, cazzo, sarebbe abbastanza particolare. Poi abbiamo fatto questa apertura che una volta non c'era, anche perché abbiamo creato questo finestrone sul giardino, insomma mi pareva brutto non sfruttare questa luminosità, ok, dove vedete ci sono tutte le cose per i gatti qua fuori. Abbiamo creato questo finestrone perché una volta questo era solo finestra e una porta là sull'angolo. Allora abbiamo deciso di fare una cosa tutta unica. Abbiamo creato quindi questa apertura che dà sulla sala.
Adesso lasciate perdere il casino perché ovviamente io mi stavo accoccolando là con il gatto, in realtà in maniera molto romantica anche tra l'altro. Ciao Morghi, vedo che sei intenta nelle tue pulizie. Ciao cara. Sì, 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 sì. Oddio quanto è bello. Oddio che cos'è questa cosa che mi coccola. Sì, 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 ciao. Ok, lei, questo qua è il suo puff, come potete vedere anche dalla quantità di pelo che c'è presente sopra. Ciao. Ciao cara. Ok, e questo è il regalo di compleanno che ho fatto a mia figlia, lo lasciate perdere, ma è perché ci si diverte un sacco lei. E niente, questa qui è la sala, ok. Allora, passiamo, vabbè, i giochi dei gatti comunque come potete vedere, d'accordo. Passiamo oltre, ritorniamo in entrata. Allora, questa è una stanza che dovreste conoscere abbastanza bene perché è la stanza di cui mi sono fondamentalmente appropriato per fare i miei video. Come potete vedere, ci sono quando sono a casa, quantomeno, qua c'è il mio computer, c'è un po' la mia attrezzatura, tutta la varia roba. E sì, ecco, sto facendo la raccolta, ragazzi, sì, di esplorando il corpo umano, perché io credo che questa cosa qua sia un capolavoro che non posso fare a meno di avere, perché io sono cresciuto grazie a esplorando il corpo umano e ho imparato moltissimo da quel cartone lì, per cui voglio che anche la mia figlia possa apprezzare quanto l'ho apprezzato io. Poi se no lo apprezzo solo io e vaffanculo. Qui potete vedere la mia libreria con tutte le cose con cui vado nerdando. Questo è stato un acquisto di Luca, che ho fatto regalo a mia moglie, per cui si sappia. Quindi tutti i miei vari libri fantasy, qui ho lo sportello, vedete, c'ho uno sportello con dentro tutti i vari giochi di ruolo. È un casino, è un fottuto casino, ma lasciate perdere, questi sono solo manuali di giochi di ruolo fondamentalmente, per cui è un po' l'armadio della vergogna. Questo era originale, era di mio nonno, questa libreria. E ecco qua devo ringraziare anche Alexandros che mi ha regalato le sue bacchette. È un mio iscritto che suona la batteria e sono onorato. Guarda qua, hai un posto d'onore, hai un posto d'onore sulla libreria del nerd, per cui guarda come ti tengo in considerazione. Allora, adesso dall'entrata andiamo nel reparto notte. Allora, qui abbiamo un corridoio con un'altra libreria dove la metà, vabbè, potete vedere, sono soprattutto fumetti. Bleach, ovviamente, perché io ho adorato Bleach, ho Berserk, ho i Dampier, ho diversi Dylan Dog da qualche parte, ma John Doe che ho adorato, diversi Dylan Dog, va bene, più tutti i vari libri universitari miei e di mia moglie, quindi va bene. Andiamo da questa parte, che in realtà queste sono le stanze meno utilizzate. Allora, io ho tre stanze da letto, come potete vedere. Questa è la prima stanza da letto, è quella più inutilizzata in realtà, chiamiamola la stanza degli ospiti. Ok, dove conserviamo fondamentalmente tipo le giacche invernali, no? Queste cose qui che non sappiamo, cioè non avendo soffitta magari, ecco, mettiamo un po' le cose qui dentro. Questo è il secondo bagno, quello che viene utilizzato principalmente dagli ospiti e o da me quando non voglio fare casino facendo la doccia magari al mattino presto o quant'altro, dove c'è l'armadietto per l'appunto dei medicinali, un bagnetto piccolino questo. Però badate bene che questo bagno lo ha fatto tutto mia moglie e sua madre, facendo tutto il mosaico qua. Guardate che figata di mosaico, ragazzi. Cioè, sono state bravissime perché sono tutte quante cose che abbiamo recuperato queste. Guardate che bello che è. Aspetta che apriamo un attimo, guarda che figata la doccia. Cioè, sono state davvero brave. Tutto loro, a mano. Così come la pittura qua dei corridoi, le strisce, le righe che sono state fatte, tutto quanto mia moglie. Devo dire, mia moglie è ganzissima, è proprio brava. Qui abbiamo la stanza della bimba, ragazzi, con gli sticker che noi abbiamo messo. Aspetta che qua lo schermino, non so mai cosa sto riprendendo. Il lettino della bimba, ok, e il relativo fasciatoio. Questa era la scrivania di mia madre quando era piccola, praticamente. Lo stiamo usando come fasciatoio, ma in futuro sarà ancora comunque una scrivania ben utilizzabile.
E qui, come potete vedere, il cartello che avevo io, che avevo scritto chiuso per nascita quando, quando io stavo lavorando ed è nata mia figlia, ho appeso quel cartello, mi sembrava carino, insomma, conservarlo. L'orso di Masha è l'orso. Qua ringrazio Indie Gameplay perché è stato lui a regalarcelo e l'ho messo in ordine io da poco perché mia figlia l'adora quell'orsacchiotto lì insieme all'altro, per cui... Ok, allora, adesso passiamo alla nostra stanza. Allora, questa qua invece è la stanza. Allora, lasciate perdere il mio angolino, un angolino di merda. Lì c'ho tutti i vestiti messi su così, lasciate perdere. Non ho sistemato un cavolo. Questa è fondamentalmente la stanza mia e di mia moglie, dove dormiamo, ok? Quindi nulla di particolare in realtà. E invece poi da questa parte abbiamo il bagno. Non so perché vi sto facendo vedere il bagno in realtà, ma forse perché per mettere su queste pietre io ci devo aver penato particolarmente. Perché vedete, questo bagno qua praticamente l'ho fatto io invece. Quindi ho preso una sega d'acqua chiedendola al muratore. Questa sega d'acqua ci ho fatto io tutte queste cazzo di mattonelle. Ce l'ho appiccicate su io. Ho pitturato tutto io, ho fatto cazzo tutto io. Merda, ho ancora male solo a pensarci, per cui meglio non pensarci. Ecco, il giro è finito, nonostante voi qui vediate un'altra porta, ma semplicemente perché questa porta... Aha! È lo sgabuzzino, per cui non penso che vi interessa qualche cosa. Originariamente questa era una porta che conduceva alla stanza che mi sono appropriato qui, che sarebbe il salotto. Per cui, ragazzi, niente, io spero che il giro vi abbia fatto piacere, nonostante i bagni, d'accordo, che non so perché vi ho fatto vedere i bagni, ma non importa. Vi voglio far vedere anche questa cosa perché è una cosa molto particolare. Questo qui è stato un alberello che mi ha regalato un amico, fatto tutto quanto con fili di metallo, tra cui rame, ottone e ferro. Cioè, guardate che capolavoro, è un artista effettivamente, guardate che bello che è. È stato un regalo di matrimonio suo e devo dire molto apprezzato perché è veramente spettacolare. Ecco ragazzi, allora detto questo, io spero di avervi fatto cosa gradita, mi avete fatto un po' di compagnia, vi ho fatto vedere un attimino dove vivo. Portate pazienza quindi questa settimana che sarò molto meno presente. Comunque noi ci vedremo sicuramente, ci sentiremo su Facebook e sui vari social network, insomma, per chi mi segue. E noi quindi ci vedremo ad un prossimo video, ragazzi. State in campana, alla prossima. Ciao ciao.